Ciao, nel video di oggi faremo delle considerazioni sulle posizioni notevoli del finale di torre, pedone e re contro torre e alfiere. Il finale è abbastanza interessante perché, nonostante l'apparente inferiorità di materiale a disposizione di chi possiede l'alfiere, ci sono le posizioni interessanti di patta. Nella mappa sotto di me ho rappresentato le cose interessanti da conoscere per questo tipo di finali e la cosa più importante è che le posizioni notevoli sono quando il pedone in possesso di chi ha la torre è avanzato, perché se no, se non è avanzato troppo, le posizioni, la vittoria da parte di chi ha la torre diventa più facile. Tendenzialmente, se il pedone è della colonna di donna e re e cavallo, le posizioni sono vinte a gioco corretto. Mentre se col pedone in sesta, anche col pedone in sesta, mentre se il pedone è un pedone della colonna d'alfiere e l'alfiere è posizionato correttamente, la posizione è patta. Così come la posizione è patta anche col pedone in quinta, oltre che in sesta, se il pedone è il pedone di torre, purché l'alfiere sia l'alfiere giusto. Il concetto di alfiere giusto o sbagliato l'abbiamo visto nell'altro video precedente a questo. Sostanzialmente l'alfiere è definito giusto quando il re di chi difende si trova, per esempio, nell'angolo H8 e l'alfiere giusto controlla, è quello che controlla le case bianche. Se il re che possiede l'alfiere fosse in A8, l'alfiere giusto è quello che lo controlla le case nere A7 e B8. Quindi abbiamo detto se l'alfiere è giusto e il pedone di torre è in quinta o sesta traversa, la posizione di gioco corretto è patta. Mentre l'unico modo per vincere col pedone di torre con l'alfiere giusto è che l'alfiere sia in quarta. Vediamo adesso le posizioni notevole, dopo aver fatto questa sintesi di quello che considereremo oggi. Partiamo dalla posizione rappresentata sulla scacchiera, in cui abbiamo il pedone di chi possiede la torre sulla sesta, il re che lo fronteggia, e a questo punto la posizione è vinta, abbiamo detto, è vinta. Però in quel caso qua particolare, che deriva da una posizione studiata da Guerrezky e Kornitz nel 1860, quindi è stato oggetto dello studio di questi studiosi, la posizione è abbastanza difficile, pertanto è interessante anche capire qual è il piano strategico che adotta il bianco per vincere. La prima osservazione che facciamo è che per vincere il bianco vorrebbe andare col re nelle case E6 oppure C6. Quindi uno degli obiettivi strategici che ha il bianco per vincere è questo. Però in quel caso qua, particolare di questa posizione qua, se gioca re D5, segue alfiere B3, e dopo, per esempio, re c5, l'alfiere torna d1, pronto a dare uno scacco in f3. Quindi, nella posizione iniziale, il target di occupare le case e6 c6 viene reso difficile dalla possibilità che ha l'alfiere o di andare in f3 o di andare in b3. Un'altra possibilità che potrebbe perseguire il bianco è quella di spingere il pedone e
che però in quel caso qua fallisce proprio ancora per la disposizione opportuna dell'alfiere, perché se spingesse il pedone con l'idea di andare in D6 vincerebbe, ma chiaramente il nero glielo impedisce e dopo una mossa di questo tipo il bianco non riesce a far progressi perché il nero si mantiene sulla diagonale che controlla il pedone. Quindi quando il re, per esempio, che vorrebbe andare in D8, non riesce perché l'alfiere si mantiene sulla diagonale. E quindi dopo re 7 segue alfiere mangia. Quindi abbiamo visto che nella posizione di partenza non è così facile vincere, non si vince immediatamente. A questo punto bisogna lavorare per rendere meno efficiente l'azione dell'alfiere e consentire alcune limitazioni che consentono di entrare in posizioni vinte. Una mossa plausibile e oggetto dello studio in quella posizione qua è torre G1, con la quale si pone il quesito all'alfiere di spostarsi dalla casa, diciamo, ottimale che ha in questa posizione. A questo punto vediamo un po' di mosse che ha a disposizione il nero, che sono sostanzialmente alfiere E2, alfiere C2, alfiere B3, alfiere A4. Vediamo adesso come è abbastanza. Si riesce a vincere dopo, per esempio, alfiere C2. Alfiere C2 ha l'inconveniente di dare la possibilità al bianco di dar scacco, re, D7, scacco, re D8 e portarsi con la torre in B7 con l'obiettivo di minacciare re 6. Quindi dopo alfiere C2 il piano potrebbe essere scacco, scacco, torre B7, si controlla B3 con l'idea di giocare re 6. A questo punto il nero potrebbe scappare e però le mosse per scappare cioè più che scappare, cercare di impedire re 6 potrebbero essere alfiere di 3 con l'idea scacco e alfiere di 1 con l'alfiere G4 scacco. Vediamo alfiere di 3. Su alfiere di 3 però compare un altro elemento che è rappresentato dal fatto che il pedone può essere spinto e a questo punto la minaccia re di 6 deve essere passata con re 7, ma a questo punto subentra un altro piano che ha a disposizione il bianco in queste posizioni, che è la mossa torre B4, con l'idea proprio per la presenza dell'alfiere sulla colonna del pedone. Con torre B4 il bianco difende la mossa re per pedone perché ci sarebbe lo scacco e perde l'alfiere. Pertanto, dopo torre B4 si potrebbe seguire questa, però torre D4 a questo punto si minaccia la promozione e dopo re avanza, non c'è più speranza di difesa da parte del nero, perché anche cioè perché non riesce a proteggere la minaccia torre via e matto sull'ottava. Quindi abbiamo visto nella posizione iniziale alfiere C2 che dopo scacco, scacco. La stessa cosa succede su alfiere, abbiamo visto alfiere D3. La stessa cosa succede su alfiere D1, segue sempre lo stesso piano, spingere e dopo vediamo
alfiere di 1. L'idea è sempre spingere, e anche qua torre B4 che minaccia torre D4 e impedisce anche alfiere C4. E a questo punto non c'è speranza, il seguito potrebbe essere quello di prima. Quindi abbiamo visto alfiere C2, vediamo adesso cosa succede dopo torre G1 su torre G1 su alfiere 2. Ecco, alfiere 2 c'è un'altra tipologia di problematica, che è quella che dopo scacco, spinta, a questo punto c'è la possibilità da parte, proprio perché l'alfiere è collocato male, di promuovere donna, e a questo punto re fronteggia re e la minaccia è matto. A questo punto, come parare il matto? Se re e 8 c'è scacco e si perde l'alfiere. Quindi se re e 8 scacco e si perde l'alfiere proprio perché è collocato male. Mentre se re C8, a questo punto c'è scacco e se re B8 andiamo a cadere nel finale che abbiamo visto nel video precedente, in cui non c'erano, c'era il finale di torre e re contro torre, alfiere senza la presenza dei pedoni, e abbiamo visto che, come in quel caso qua, se il re va a cadere nell'angolo, e quindi è dominato nelle case d'angolo a 8 di 8, e l'alfiere non è delle case nere, quindi è un alfiere sbagliato, la posizione è vinta ed è vinta in quella modalità qua, quindi il re va qua e dopo potrebbe seguire scacco qua e dopo l'idea è torre via, minaccia l'alfiere, matto, si perde. Quindi abbiamo visto che dopo torre C7, torre B8 si rientra in un finale di torre alfiere di torre re contro re e alfiere, in cui il re è nell'angolo e ha l'alfiere sbagliato, mentre invece se torna in D8 segue minaccia alfiere, alfiere via, e qua si vince con questo piano, che è quello di minacciare l'alfiere, e se l'alfiere va nelle case C4 e 4, segue re C5 scacco oppure re E5 scacco e si perde l'alfiere. A questo punto l'alfiere deve andare via, la torre minaccia matto, e non c'è possibilità di parare il matto o perdita dell'alfiere. L'unica plausibile è questa, scacco e si perde l'alfiere. Quindi abbiamo visto due mosse dopo torre G1. Abbiamo visto che alfiere C2 c'ha delle pecche perché consente scacco, e alfiere 2 idem. Vediamo adesso alfiere B3. Alfiere B3 segue torre B1, ancora peggiorando la posizione dell'alfiere, e dopo scacco a questo punto si può spingere perché l'alfiere è collocato male, e a questo punto dopo re via si può giocare torre attacca alfiere, alfiere via e torre di D4. Anche qua la torre D4 minaccia promozione. Bisogna giocare re via, re di 8, a questo punto re di 6, e la punizione è vinta. Quindi dopo torre G1 alla fine sembra che la mossa più corretta sia alfiere A4, e a questo punto il piano del bianco è quello
cercare di andare con il re in D5 per poi scegliere, una volta peggiorata la posizione dell'alfiere, di andare o in C6 o in E6. A questo punto re D5 ancora non è possibile perché c'è scacco. Il bianco cerca di ulteriormente peggiorare la posizione dell'alfiere e gioca torre attacca alfiere. A questo punto ci sono ancora un po' di mosse che ha a disposizione l'alfiere e prendiamo in considerazione per esempio alfiere D1. Anche qua l'inconveniente alfiere D1 è che consente torre D4, alfiere via, pedone spinge e a questo punto la posizione è facilmente vinta. Vediamo dopo torre ancora G4 altre possibilità. Alfiere C6, segue scacco, scacco, quindi la torre si mette in settima perché l'alfiere C6 non controlla l'ingresso del re in E6. Quindi abbiamo visto alfiere C6, vediamo un'altra possibilità, proviamo a vedere alfiere 8, anche qua è interessante perché alfiere 8 segue torre in chioda unica, a questo punto il bianco per convertire il vantaggio può tranquillamente entrare in un finale di pedoni vinto, perché il pedone è in sesta e a questo punto si vince facilmente. Visto alfiere 8, dopo torre G4, vediamo, ci rimane come mossa ancora interessante, ancora alfiere B3, e dopo alfiere B3, torre ancora che attacca l'alfiere, e su alfiere D1 seguirà torre D4 e spinta al pedone. Quindi alfiere D1, torre D4 e spinta al pedone. E a questo punto, anche se perdiamo il pedone, la torre può minacciare di andare in ottava e non c'è possibilità di salvezza. Abbiamo visto torre B4, alfiere D1, vediamo un'altra possibilità, alfiere A2, scacco, scacco. E a questo punto possiamo spingere perché dopo re qua segue ancora il piano di torre, cioè la torre guadagna un tempo per attaccare l'alfiere, alfiere via, torre minaccia promozione. Quindi se l'alfiere non controlla D7 in una casa che è successivamente attaccabile da una torre che poi va a controllare la colonna D, a questo punto segue quel piano qua. Ci rimane a questo punto dopo torre attacca, beh, torre qua abbiamo visto tutto, vediamo, dopo torre C4, torre G4, abbiamo visto alfiere D1, alfiere C6, alfiere 8, alfiere B3, vediamo adesso la mossa alfiere B5. A questo punto il re va in D5 per essere più flessibile, anche andare in C6, quindi minaccia C5. Una mossa plausibile potrebbe essere questa, scacco, la torre è come se passasse la mossa in una posizione migliore da B4 andata in G3. L'idea è re C5. A questo punto vediamo un po' di seguiti, alfiere A4, torre attacca,
alfiere B5, a questo punto il re va in C5, alfiere F1, torre controlla la casa G2, che impedisce alfiere re C6, e a questo punto re C6 ed è vinta. Vediamo altre varianti. Quindi dopo torre G3 abbiamo visto alfiere A4, vediamo adesso alfiere A2, E2. A questo punto è facile perché il re va in C6 e la posizione è vinta, perché anche su alfiere C4 che tiene la minaccia di matto segue torre F3. Quindi dopo torre G3 vediamo altri seguiti, vediamo alfiere A6, anche qua è semplice perché andiamo, dopo scacco, scacco, andiamo tranquillamente in C6. Vediamo alfiere F1. Però alfiere F1, anche qua scacco scacco, non viene tenuta la casa C6 dall'alfiere perché la torre è già sulla colonna G. E da ultimo vediamo re D7, il re minaccia l'alfiere. La torre minaccia l'alfiere, a questo punto l'alfiere deve andare via e la torre si porta sulla colonna D attaccando l'alfiere, quindi spingendo il pedone, e anche qua la posizione è vinta. Quindi abbiamo visto che dalla posizione iniziale non è banalissimo vincere, la posizione è vinta, però l'alfiere, proprio perché nella posizione iniziale è collocato bene, lascia margine, grossi margini di difesa da parte di chi ha l'alfiere. Vediamo adesso invece se il pedone fosse sempre in sesta, ma è un pedone della colonna di cavallo, la posizione è un po' più facilmente vinta, perché proprio perché l'alfiere per controllare la casa d'ingresso F6 e H6 diventa un alfiere di sbagliato, nel senso che rispetto all'angolo H8 l'alfiere controlla le case nere, quindi è un alfiere sbagliato e quindi dà possibilità di vittoria ulteriore al bianco legata anche al sacrificio del pedone. Vediamo alcuni seguiti. Torre B7. A questo punto si può anche spingere perché se l'alfiere mangia, segue re G6, alfiere via, torre F7, rientrando nella posizione che abbiamo visto nel video precedente, relativo a re torre contro l'alfiere. Mentre se invece di mangiare dopo G7 gioca re H7, segue sempre l'idea torre F7. E dopo scacco re F5, alfiere via, c'è sempre promozione proprio perché si entra nella posizione notevole che abbiamo visto nel video precedente. Adesso vi ricordo che la migliore potrebbe essere questa, ma dopo torre qua, alfiere qua. A questo punto, se l'alfiere va in H4 o in F4 segue
re che dà scacco di scoperta, l'alfiere viene perso. Se l'alfiere va via, segue torre, attacca alfiere via e torre minaccia matto, perché su re F8 segue matto, cioè segue perdita d'alfiere. E a questo punto abbiamo visto che quando il pedone è di cavallo ed è in sesta, è vinta, è un po' più facile di quella di quando il pedone è in C e nella colonna di donne di re che abbiamo visto precedentemente. E adesso vediamo quando il pedone è addirittura in quinta, quindi non è tanto stato spinto. Però un pedone della colonna di torre e l'alfiere è un alfiere sbagliato, in quanto il pedone promuove in H8, vorrebbe promuovere in H8, la casa H8 è nera e l'alfiere giusto sarebbe l'alfiere delle case bianche. A questo punto vediamo il seguito per vincere, quindi la posizione vinta, perché non rispetta il criterio dell'alfiere giusto. A questo punto si vince, un modo per vincere potrebbe essere il seguente, mossa che fa finta di sacrificare il pedone perché seguirebbe matto, scacco, anche qua può permettersi lo scacco perché su re prende, segue torre B1, minaccia alfiere via matto. A questo punto, dopo torre scacco, è meglio andare in H7. A questo punto si può spingere, perché sulla base di scacco, di alfiere prende, segue scacco, alfiere via, e si attacca l'alfiere, si minaccia matto. Proprio perché l'alfiere è l'alfiere sbagliato, quindi ci sono possibilità di entrare nel finale senza pedoni con posizione vinta. Dopo H6 abbiamo visto se alfiere prende si perde, alfiere D2, questo qua potrebbe essere un seguito interessante, e anche qua su alfiere scacco il re si porta in G6, in F7, entrando nel finale che abbiamo già visto, da un altro lato, un seguito potrebbe essere questo. E anche qua. A posizione persa. Dopo torre G6, facciamo finta che non prenda. E gioca alfiere C1, a questo punto segue scacco, lo obbliga addirittura a perdere, cioè sacrifica il pedone sulla base dello scacco con due seguiti, re H7 rientrando nel solito finale, già visto, oppure su scacco se re H5 c'è la possibilità di giocare torre G1, minaccia alfiere e minaccia matto. Quindi quando il pedone è anche un pedone di torre e l'alfiere e si trova anche avanzato, quindi in quinta o in sesta, in quel caso qua abbiamo visto la quinta, la posizione è vinta se l'alfiere è sbagliato. Quindi abbiamo visto che con chi ha il pedone, chi ha la torre e anche il pedone, se il pedone di re, di donna e di H con l'alfiere sbagliato, la posizione è vinta più o meno in modo difficile. Vediamo adesso invece che se il pedone è avanzato, un pedone di alfiere, quindi se il pedone è in sesta, il pedone di alfiere, il pedone è messo bene, la posizione è patta, quindi è notevole quella posizione qua perché consente all'alfiere, chi ha l'alfiere, di pareggiare. Le condizioni per cui è patta è che l'alfiere sia sulla diagonale,
in quel caso qua a 2 G8, perché la cosa importante è controllare la casa E6, e la cosa importante è avere sempre a disposizione la possibilità di dar scacco, come in quel caso qua, allorquando il re andasse in G6. Quindi la condizione per pareggiare è mantenere l'alfiere su questa diagonale e avere sempre la possibilità di dar scacco. Vediamo adesso come potrebbe giocare il bianco per cercare di mettere in difficoltà il nero e vediamo che la mossa torre C7 interroga l'alfiere. Abbiamo detto che le condizioni per giocare il finale sono quelle di mantenersi su quella diagonale qua e avendo la possibilità di a scacco. Quindi mosse plausibili potrebbero essere alfiere A2 o alfiere D5, mentre alfiere B3 è sbagliata perché non ha la possibilità di dar scacco, quindi consentirebbe Re G6, mentre alfiere 6 la stessa cosa perché non consente di poter dar scacco. Mentre alfiere, per esempio, B5 si allontana dalla diagonale dell'alfiere su cui deve stare l'alfiere. Quindi proviamo a vedere adesso velocemente i seguiti sbagliati. Quindi partiamo dal alfiere B5. Quindi alfiere B5 non si mantiene sulla diagonale obiettivo. A questo punto segue spinta e a questo punto segue quel seguito qua. Quindi la torre impedisce all'alfiere di andare nella casa obiettivo B3 per cercare di controllare il pedone. A questo punto il re si porta a difendere il pedone e l'alfiere, l'unico modo per dar fastidio è in una diagonale corta che a seguito perdita di mossa consente, cioè obbliga l'alfiere ad andare sulla casa G6, e a questo punto segue il sacrificio di pedone con il seguente seguito: re attacca alfiere e l'alfiere viene perso perché sul re attacca alfiere c'è anche la minaccia di scacco e matto. Supponiamo un altro seguito: alfiere qua potrebbe seguire scacco, torre via, e a questo punto facile vittoria. Quindi questa variante è scaturita da alfiere B5. Vediamo adesso, dopo torre attacca alfiere, altre opportunità sbagliate che sono alfiere B3. Abbiamo detto alfiere B3 non controlla E6. G6, a questo punto Re G6, la minaccia di matto, non c'è la possibilità di dare scacco in C2. Così come la mossa alfiere 6, segue Re G6, in quel caso qua l'alfiere tiene la casa C8, però basta spostare la torre e dopo questo seguito viene perso l'alfiere. Quindi una mossa, cioè, dopo torre C7 è importante ricordarsi che le mosse corrette sono due, che rispettano diciamo il criterio difensivo, che è quello di mantenersi sulla diagonale e andare su una casella che consente di dare scacco sull'altra diagonale allorquando il re va in G6, che è l'obiettivo. Quindi vediamo dopo alfiere 2 cosa potrebbe succedere. La torre potrebbe attaccare, ma a questo punto facciamo sempre una mossa che consente di mantenersi sulla diagonale e tenendo sotto controllo. Mosse di scacco non danno problemi, e idem quando il re si sposta, l'alfiere si mantiene lì. Quindi, tornando alla posizione iniziale, se il pedone
è in sesta, quindi è stato spinto o in modo inaccurato o la posizione, o si è dato in quella posizione qua, quindi pedone in sesta con l'alfiere buono, chi ha l'alfiere riesce a pareggiare. Così come riesce a pareggiare se il pedone è pedone d'H, l'alfiere è giusto e anche se il pedone è in quinta. Quindi vediamo quella posizione qua in cui il pedone è un pedone di torre, il pedone è in quinta, però l'alfiere è giusto. Perché controlla, quindi il re nella casa 8 e l'alfiere controlla a 7 B8. A questo punto vediamo se il pedone spinge, vediamo se il pedone spinge la patta è ancora più facile, quindi siamo in pedone in sesta. È facile perché basta mantenere l'alfiere sulla diagonale. A questo punto, sulla diagonale che va da G1 a 7, e il bianco non riesce a fare progressi. Mentre una cosa un po' più insidiosa potrebbe essere, invece di spingere, giocare re a 6. E il seguito potrebbe essere questo, quindi re a 6 si minaccia matto, a questo punto re via, attaccatore, scacco, e in quella posizione qua bisogna giocare accuratamente re c8, perché su re a 8 la posizione sarebbe persa sulla base di questo seguito. Quindi alfiere via. Re via perché se no era stallo. L'importante è quella mossa qua perché controlla la casa di scacco F2 e dopo re via il pedone spinge. Il pedone spinge, a questo punto non si riesce a entrare nei finali che abbiamo visto di patta perché c'è la presenza del pedone che controlla la casa B8. Quindi bisogna stare attenti quando la torre da scacco in B7 di andare in C8. Una volta andati in C8, bisogna stare attenti con il re di controllare, quindi rimanere in C8 o una di queste. Nella casa B8 o C7 e l'alfiere tenerlo lì, non farsi lusingare dal cambio, perché quando dopo torre B6 entriamo in un finale di pedoni perso, dopo alfiere mangia, pedone mangia, finale pedoni perso, perché dopo torre qua, 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 qua perso. A questo punto bisogna mantenersi sulla diagonale e su re a 7 l'importante è giocare con la quale il bianco minaccia di giocare re a 8, bisogna giocare re c7 e a questo punto il bianco non riesce a fare più progressi perché se re a 8 perde la torre, se re via re c8. Direi che abbiamo visto tutte le posizioni notevoli, interessanti, che sono, secondo me, importanti da gestire perché oltre a allargare la comprensione, del gioco in questi ambiti, abituano il cervello a pensare con un approccio strategico avendo degli obiettivi in posizioni abbastanza complesse. Con oggi è tutto, vi do appuntamento a un prossimo video in cui tratterò il caso ancora più complesso,
che è la modalità con cui può vincere chi possiede la torre, che ha un pedone in H, ma in quarta traversa. Quindi oggi abbiamo visto che quando il pedone è in sesta e l'alfiere giusto è patta, vedremo come vincere in modo sistematico quando il pedone è in quarta e l'alfiere è quello giusto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!